Innovation Lab che cos'è? Innovation Lab è il primo percorso non profit che ti permette di portare la tua idea davanti a degli investitori. Qual è il loro scopo? Questi tre personaggi hanno molto a cuore i giovani e cosa i giovani possono fare. Il loro approccio è del tutto originale, in quanto lasciano agli studenti che hanno ultimato gli studi oppure sono ancora all'università di porsi e di presentarsi a dei problemi tipici di chi fa impresa in modo assolutamente emozionale. Quindi abbiamo portato avanti questo progetto che voleva unire in modo semplice e anche intuitivo la possibilità di interagire agli utenti e allo stesso modo sfruttare la stampa 3D come nuovo modello produttivo per la creazione. Abbiamo vinto la possibilità di partecipare, di rappresentare i makers italiani in California con l'Italian Innovation Day e abbiamo ricevuto articoli internazionali un po' da tutte le parti del mondo, a partire da Vanity Fair, Wired, Hong Kong Magazine, dei blog cinesi, giapponesi, polacchi, un po' di tutti. Con il termine startup si identifica l'operazione e il periodo durante il quale si avvia un'impresa. Le condizioni necessarie per fare startup sono principalmente tre: avere una vision, ovvero rappresentare lo scenario futuro auspicato dagli ideali e dei valori della startup; avere una mission, capire chi siamo, cosa vogliamo fare e come lo possiamo fare e perché lo facciamo. Quindi giustificare l'esistenza della startup e quindi identificare i valori che vogliono essere trasmessi dalla startup. E cosa più importante è il team. La cosa principale è avere un team valido. Fare startup è sicuramente un modo per diventare imprenditori di se stessi. Praticamente nasce l'esigenza, no? Di trovare qualcosa di realmente innovativo. Allora, il progetto si chiama Meitu e lo slogan è Materialize Your Emotion, perché praticamente noi abbiamo ideato questo software che traduce le onde sonore e più in generale la voce e l'emozionalità della voce in dei gioielli unici e dall'assoluto valore emotivo. Noi abbiamo voluto donare a un oggetto fisico, a un corpo, anche un'anima, perché in questo modo poteva avere più valore, un valore aggiunto. Laura, per me sei davvero speciale. Come avete potuto vedere, le parole hanno plasmato e modificato la forma del gioiello, creando un anello unico nel suo genere e nel suo contenuto. Il nostro standard è la persona normale, la persona che vuole, la persona di cuore, diciamo. Noi ci stiamo muovendo in termini di comunicazione con le nuove tecnologie, essenzialmente social, e attualmente ci interessano molto i fashion blog. Permette di raggiungere comunque un vasto pubblico già altamente targetizzato senza fare investimenti che ovviamente una startup non potrebbe altrimenti permettersi. Quello che è importante è che una startup si impara moltissimo perché sia come fondatori sia i collaboratori devono raffrontarsi con problemi molto più grandi di loro. Questa tecnologia viene portata e viene offerta ai giovani principalmente, agli artigiani del domani.